Oggi era complicato riuscire a schiodare Enea dalla sedia di pilota. Non è vero, in realtà eri in pit lane a guardare Lamborghini. Esatto. Visto che ti sei emozionato lì. Enea, il tuo primo World Rally Week da pilota Ducati. È stato bello vedere tanti tifosi che ti cercavano, ti volevano. Sappiamo già che comunque per i prossimi 2 anni sarai un uomo Ducati, quindi ti resterà nel cuore questa giornata e magari tra 2 anni saremo qui a festeggiare qualcosa di grande insieme. Tu che ne pensi? Ma sì, è una cosa strepitosa, è il mio primo VDV e direi che lo stiamo vivendo alla grande e niente, sì, vediamo se tra 2 anni torneremo a festeggiare, come hai detto tu, qualcosa di importante, però al momento ci godiamo il presente. Senti, Enea, oggi c'è la Race of Champions, c'è qua la tua moto, la stanno preparando, è una V4 stock, no? Quindi non è sì. Come quelle che utilizzate voi in allenamento, che hanno qualcosa di speciale in più. Ma ho parlato con tutti i ragazzi, ognuno mi dice una cosa diversa. C'è chi dice che la prende tranquillo, c'è chi dice che invece vuole vincere. Rinaldi dice no, io sento la pressione, perché tutti quanti lo stanno prendendo un po' in giro, che devi vincere, devi vincere. Poi tu come la fai questa gara? Sì, beh, è normale, quando c'è una gara di mezzo corriamo in moto, quindi cercano sempre di metterti pressione, no? Però è una gara da prendere per divertimento, per divertirsi, sicuramente spingeremo, però diciamo non si farà nulla di più, almeno per quanto mi riguarda. Prima hanno fatto i giri con le biposto, con le MotoGP, c'è sì. stato Tardozzi che l'ha provata con Pecco, sì. poi da Ligna è salito dietro Pecco, sì. e poi alla fine c'era anche Domizia, la fidanzata di Pecco, che è stata fantastica, perché è scesa la moto, ha fatto voi siete pazzi, cioè non so come fate. A te ti verrebbe voglia di portare la tua dolce metà magari a fare un giro su una biposto? Lo faresti? Sì, sì, no? lo farei, no. Lei non lo farebbe forse. Purtroppo è un addio al nubilato, quindi non l'abbiamo potuto fare, se no sarebbe stato bello, però secondo me bisogna sedarla per farglielo provare. Senti, Enea, cosa ti aspetti da qua a fine anno? Questa stagione è iniziata alla grande, 3 vittorie inaspettate per tutti, penso anche per te, insomma, so che tu eri sicuro dei tuoi mezzi perché l'anno scorso hai chiuso alla grande, però vedo che le 3 vittorie siano un po' anche al di là delle tue aspettative. Adesso c'è stato un periodo dove hai cercato di ricostruire, no, quella fiducia sulla moto. A che punto sei di questo processo? Sì, diciamo che nel mondo del motorsport capita a volte di avere degli alti e dei bassi e l'importante è riprendersi velocemente, capire cosa è successo, cosa si è sbagliato, diciamo, sul lavoro. Però sono, dai, a buon punto, abbiamo ricaricato le pile, le vacanze sono sempre molto utili e quindi dai, adesso sono carico per iniziare il campionato. L'ultima cosa te la chiedo su Carlo Pernat, che doveva essere qui con noi, però purtroppo invece è andato a casa. È scappato, sì, aveva un problema, quindi doveva scappare. Voglio sapere com'è la tua vita da pilota con un manager come Capo, che è sempre con noi, facciamo sempre tante interviste, tante live insieme, racconta secondo me questo sport in un modo particolare. Com'è avere un manager come lui al tuo fianco, in griglia? Non so, è rassicurante? Cosa ti trasmette lui? Sì, avere Carlo al mio fianco è bello, molto bello. Sono con Carlo dal 2017 e credo che abbiamo costruito qualcosa di grande. È una persona fantastica, ha saputo indirizzarmi nei posti giusti. Quindi è stato figo il nostro rapporto. Adesso siamo qua in MotoGP e dai, speriamo che continuerà ancora un altro po', poi arriverà il momento che andrà in pensione, me l'ha già detto, però non ci vogliamo pensare. Carlo, ti sta tirando i piedi, non so se ti rendi conto. Lo prendiamo un po' in giro. Senti, l'ultima cosa, Enea, l'anno prossimo in ogni caso andrei via da Gresini, è stata una bellissima parentesi, una storia di successo, no, per entrambi. Sì. Voglio sapere cosa ti senti di dire ad Alex che prenderà il tuo posto, Alex Marquez, che ha già annunciato di correre con Gresini l'anno prossimo. Ma è una famiglia, quindi si sta molto bene, credo che Alex si adatterà in fretta sia alla moto che al team e quindi il prossimo anno sarà un avversario in più in pista, perché credo che è proprio un luogo dove ci si sente in famiglia e si sta molto bene. Quindi pensi che magari vedremo il vero Alex Marquez per la prima volta in MotoGP? Penso di sì. Okay. Grazie, Enea. Prego. Poi bocca al lupo per la risorsa. Ciao.